Il rafforzamento della capacità amministrativa, ovvero la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, è indicata tra le quattro founding priority nel position paper della Commissione europea del 2012, ovvero priorità necessarie all'Italia per contribuire al meglio al perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. In questo quadro, l'accordo di partenariato ha previsto la costituzione di un comitato di pilotaggio con funzione di coordinamento degli interventi a valere sugli obiettivi tematici 11 e 2, a garanzia dell'efficacia della programmazione e della complementarietà e integrazione tra gli interventi, per evitare la frammentarietà e la sovrapposizione in fase di attuazione. Il comitato di pilotaggio è stato istituito nel febbraio 2015. Tra i suoi compiti rientra l'analisi dei dati di monitoraggio delle azioni di rafforzamento della capacità amministrativa previste nei programmi operativi. In questa fase l'attività di monitoraggio si è concentrata sulla programmazione attuativa degli obiettivi tematici 11 e 2 nei programmi operativi nazionali e regionali al 31 dicembre 2016, comprendendo sia dati quantitativi di fonte GRUE, sia un'analisi qualitativa presso le amministrazioni coinvolte. Chiediamo al Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidente del Comitato di Pilotaggio, di illustrarci alcune delle questioni di maggiore rilevanza emerse durante l'attività di monitoraggio e riportate nel primo rapporto disponibile sul sito otti11otti2.it. Di monitoraggio degli interventi finanziati attraverso l'obiettivo tematico 11 e l'obiettivo tematico 2 è sicuramente una delle funzioni più importanti, anche se non l'unica, del comitato di pilotaggio OT11-OT2 e ha la finalità di acquisire ed aggiornare periodicamente il quadro della programmazione attuativa relativamente a questi due obiettivi tematici, quindi non ha alcuna finalità di tipo valutativo e quindi non mira a stabilire confronti tra amministrazioni e ancor meno graduatorie. È un monitoraggio che noi almeno abbiamo impostato come comitato di pilotaggio come un monitoraggio sia di tipo quantitativo sia di tipo qualitativo. Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, il riferimento sono i dati ufficiali raccolti dall'IGRUE con i quali abbiamo un accordo, oltre al fatto che l'IGRUE fa parte del comitato di pilotaggio. Quindi la base di riferimento sono i dati ufficiali dell'IGRUE per il monitoraggio quantitativo, mentre per il monitoraggio qualitativo abbiamo proceduto attraverso interviste sul campo alle amministrazioni. I dati più significativi che sono emersi dal punto di vista quantitativo è il livello delle risorse impegnate rispetto a quelle programmate. Ricordiamoci che parliamo del 2016, primo anno effettivo di programmazione, quindi con attività che sono partite in modo un po' rallentato, dato peraltro conosciuto, e quindi il livello degli impegni varia a seconda che si tratti di obiettivo tematico 11 piuttosto che obiettivo tematico 2, di PO nazionali piuttosto che PO regionali, dal 7,5% al 15%. Per quanto riguarda invece il monitoraggio di tipo qualitativo, abbiamo potuto guardare nel merito degli interventi già attivati, sempre alla data del dicembre 2016, e per quanto riguarda l'obiettivo tematico 11 è emerso un dato di interventi prevalentemente concentrati in attività di formazione tradizionale che quindi richiedono una riconsiderazione per il futuro, perché rafforzare la capacità amministrativa non significa solo erogare formazione ma fornire una serie di servizi ben più articolata alle amministrazioni. Mentre per quanto riguarda l'obiettivo tematico 2, la situazione degli interventi è risultata essere più diversificata anche in ragione dell'esistenza di riferimenti strategici come le agende digitali regionali, la strategia nazionale ovviamente per la crescita digitale e così via. Abbiamo anche
esplorato perché questo fa parte della missione del Comitato, l'integrazione tra obiettivo tematico 11 e obiettivo tematico 2, cioè l'integrazione tra gli investimenti in trasformazione digitale e sviluppo delle competenze. Abbiamo di nuovo osservato una situazione diversificata a seconda delle realtà delle amministrazioni titolari dei programmi operativi. In alcuni casi le amministrazioni hanno una chiara strategia di integrazione e hanno anche iniziato a metterla in pratica, in altri casi questa strategia o manca o non è ancora stata messa in pratica. L'attività di monitoraggio di tipo qualitativo proprio con incontri effettuati sul campo con le amministrazioni attraverso interviste semistrutturate che sono state realizzate dai nostri esperti appunto presso le amministrazioni, alle quali abbiamo chiesto di essere presenti agli incontri con tutte le componenti interessate alle attività di investimento in OT11 e in OT2. Abbiamo complessivamente mobilitato oltre 200, circa 210 persone nelle diverse amministrazioni regionali e nazionali, ed è stata un'esperienza dal punto di vista del metodo utilizzato, estremamente interessante, perché abbiamo potuto da un lato cogliere l'interesse delle amministrazioni a un'attività di interazione con il comitato di pilotaggio, e il dato ancora più rilevante è che gli incontri che noi abbiamo favorito sono incontri che hanno in alcuni casi, addirittura per la prima volta, consentito alle diverse componenti delle realtà, soprattutto regionali, coinvolte nelle attività di programmazione attuativa di OT11 e OT2, di entrare in contatto tra di loro. Quindi, questo è sicuramente un dato significativo che appunto conferma la scelta che noi avevamo fatto a monte di individuare l'integrazione tra OT11 e OT2 come un elemento strategico delle attività del comitato di pilotaggio e quindi anche dell'attività di monitoraggio. Ed è anche emersa evidentemente l'utilità di questo approccio per favorire una conoscenza più diretta dei processi che le amministrazioni stavano avviando, avevano avviato, e quindi acquisire elementi appunto sul campo utili a stabilire poi con quali modalità il Comitato può favorire appunto il miglior utilizzo delle risorse finalizzate a interventi per il rafforzamento della capacità amministrativa da un lato e per la trasformazione digitale dall'altro. L'attività di monitoraggio è un'attività che dovrà essere effettuata regolarmente a cadenza annuale. È evidente che il monitoraggio che noi abbiamo effettuato, il primo monitoraggio che abbiamo effettuato quindi con riferimento all'anno di avvio, ha avuto delle caratteristiche, come è stato appena ricordato, diverse da quelle che avranno in seguito. Ci siamo per il 2016 focalizzati sul processo di programmazione attuativa. A partire dal prossimo monitoraggio potremo invece guardare più direttamente, più in profondità agli interventi, quindi alla qualità degli interventi che saranno stati messi in campo. Naturalmente proseguirà anche l'attività di monitoraggio di tipo finanziario e fisico, rispetto al quale avremo sicuramente la possibilità di arricchire il monitoraggio con una dotazione di dati maggiore rispetto a quella che è stato possibile avere dal sistema di raccolta di dati che gestisce l'IGRUE in questa prima fase. E per poter valorizzare al meglio i dati che raccoglieremo e i dati che riceveremo, anche appunto quelli in
base ai quali saremo in grado di fare delle analisi di tipo quantitativo. Immaginiamo di trasformare attività di monitoraggio in una direzione che possiamo definire più smart, utilizzando un sistema di business intelligence che consentirà di poter effettuare, quando il flusso di dati ovviamente lo consentirà e sarà di entità diciamo adeguata, di avere un monitoraggio in tempo reale di quanto sta accadendo. Sarà possibile attivare più utenze, quindi virtualmente ogni componente del comitato di monitoraggio potrà avere la possibilità di accedere a questi dati in tempo reale. Sarà possibile avere delle rappresentazioni anche più efficaci. Sarà possibile ovviamente utilizzare e ricercare questi dati anche da più piattaforme, compresa la piattaforma smartphone, che sicuramente renderà le attività di monitoraggio più facilmente accessibili.